Cari amici, City Report 2021, ritorniamo in Viale Cassala, siamo all'esse lunga di Viale Cassala, vi ricordate cosa succedeva? Guardate, crocchetti, eccetera, guardate che schifo che c'è qui. Addirittura è stata fatta anche la scaletta qui, è stata allargata per mettere i piedi e poter passare all'interno. Beh, guardate, siamo tornati nelle ore serali per vedere cosa accadeva, avevamo già avuto la notizia, è stato fatto lo sgombero, adesso è tutto pulito, è stato messo in sicurezza, siamo tornati a vedere appunto in serale se qualcuno provasse a entrare di nuovo, però è ancora tutto sgombero, la prima buona notizia del 2021, seguiteci. Eccoci, Viale Cassala, siamo nel retro dell'Esse Lunga, vi portiamo a vedere quello che è successo dopo la nostra visita insieme a Fausto Montrone del Campo Rom sul binario della 3 Nord appunto di Cassala. Qui è rimasta qualche macchina romulana in giro ancora, ma adesso vi facciamo vedere cosa è successo, dove c'erano gli ingressi, ricordate gli scalini, la gente quando siamo scesi e saliti che ci ha accolto, diciamo così, andiamo a vedere cosa è successo. Qui eravamo entrati l'ultima volta, da qui si accedeva percorrendo il binario e c'erano tutte le capanne, le tende dove avete visto che cucinavano anche delle persone. Adesso è stato messo tutto in sicurezza, come vedete con un bel muro, non ci sono più i gradini per accedere, non è più possibile entrare normalmente, una messa in sicurezza che per ora sta funzionando. E dal servizio che abbiamo fatto di City Report a questa sistemazione è passato veramente poco tempo, quindi quando c'è da dire qualcosa di positivo noi la diciamo. Per Viale Cassala la situazione del campo Rom sui binari non c'è più, quindi complimenti a chi l'ha fatto e come sempre quando stiamo andando a vedere qualcosa continuiamo a visualizzare tutta la situazione, troviamo che comunque il posteggio ancora dell'Esse Lunga di Cassala non è in buonissime condizioni, troviamo carrelli, parabrezze, forno a microonde, bottiglie di birra abbandonate così in questo angolo che è diciamo coperto dal vento e anche dagli occhi diciamo indiscreti dei passanti, guardate quanta pattume ancora troviamo qui. Tra l'altro, come potete vedere, che la situazione sia dimenticata in questo angolo qui, lo dimostra anche, guardate cosa troviamo qui, tutte le varie schifezze e anche un piccione morto, una carcassa di un piccione qui. Insomma, diamo un valore positivo all'intervento rapido che ha fatto 3 Nord per sgomberare il campo che era sui binari che vedete qua alle nostre spalle. Per quanto riguarda il posteggio dell'Esse Lunga, sempre sulla Viale Cassala, la parte dietro direi che è da rivedere, da ricontrollare. Questa è una nuova segnalazione che facciamo, avete fatto 30, facciamo 31, tra virgolette, inizia il nuovo anno, siamo nel 2021. Cari amici, Milano. Siamo a gennaio 2021, avete visto le immagini di quello che succedeva in Viale Cassala e di come è cambiato il tutto e sono qui con Fausto Montrone che è stato partecipe di questa tra virgolette rinascita e messa in sicurezza di questo quartiere
di questi binari ferroviari dove i passeggeri avevano molti problemi, dove le persone che andavano all'esse lunga si trovavano queste persone un po' losche che saltavano da questo cancelletto, eccetera, e gli chiedevano soldi, gli facevano un sacco di cose, che adesso è stato risolto. Quindi personalmente dico grazie a Trenord per la velocità dell'impegno, ma soprattutto dico grazie a Fausto Montrone, perché quando c'è Fausto Montrone la soluzione arriva. Adesso comunque vi facciamo parlare con lui, che ci dirà due cose. Grazie Tullio, il merito in questo caso è più vostro, perché avete puntualmente segnalato questo degrado presente in questa zona da diversi mesi. Devo dare atto anche a Trenord che ha risposto con delle opere di sicurezza e di contenimento in tempi molto rapidi e ha, diciamo, sostanzialmente risolto il problema, Tullio. Certo. Quindi veramente il mix virtuoso tra informazione corretta, cittadini e istituzioni che si dedicano alla risoluzione del problema. Ecco, giustamente avete visto anche delle altre immagini, oltre quella della risoluzione del problema dei Rom sui binari. Avete visto che il posteggio interno dell'esse lunga è ancora ampiamente utilizzato per funzioni che non sono quelle degli utilizzatori che vanno a fare la spesa. Avete visto piccioni morti, avete visto pezzi di moto, macchine rubate, imboscate, nei generi, ma non finisce qui, perché in questa Milano del 2021, al di là di Viale Cassala, abbiamo ancora il problema delle off-bike. Adesso il nostro Paolo vi farà vedere in chiusura cosa abbiamo trovato in una via centrale di Milano, del municipio 8, ancora queste biciclette, e sicuramente utilizzate da personaggi che hanno il coraggio di tagliare i lucchetti per portarsele via, tagliare i loro fermi, eccetera. Comunque per oggi da Milano è tutto, City Report, e continuiamo così anche Trenord e tutti gli altri, perché a Milano di problemi ce ne sono ancora tanti. Un saluto a Fausto Montrone. Grazie Tullio, buona serata a tutti i telespettatori.